euroregione.news. Borgo Stazione Udine, presidio permanente di polizia locale. La badante baciata dalla fortuna per i 2 milioni di euro vinti al gratta e vinci in un'edicola di via Roma a Udine fa da contrappunto ad una realtà ben diversa che da anni assilla il cosiddetto Borgo Stazione Udine, di cui via Roma fa parte. L'esasperazione e la richiesta di maggiore tutela da parte di residenti e commercianti a fronte dello spaccio di droga, l'abuso di alcol, le risse, la microcriminalità, scena aperta di una umanità multietnica disagiata e marginalizzata, trova risposta nel Comune di Udine con l'apertura di un presidio fisso di polizia locale in via Leopardi, al quale i cittadini potranno rivolgersi. Nella zona l'impegno congiunto delle forze dell'ordine è già intenso da parecchio tempo e questo presidio, voluto fortemente da una consistente quota di cittadini e commercianti costituitisi in comitato, ha trovato finalmente risposta. Si tratta di un locale con vetrine affacciato su via Leopardi, dove trovano sistemazione due postazioni e un front desk. L'inaugurazione della stazione è stata salutata da dirigenti e ufficiali di Questura, Prefettura, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Allora, qual è il valore aggiunto di questa sede rispetto agli sforzi che fino ad oggi sono stati fatti? Ma la presenza fisica delle persone, degli addetti alla sicurezza, perché questo è un luogo in cui fisicamente i nostri agenti saranno presenti dalla mattina fino alla sera e quindi danno certezza alle persone di poter avere e la possibilità di contattarli, di segnalare fatti che non sono rispettosi della legge, quindi questo lo ritengo una cosa importante. Tengo a precisare che non solo gli agenti saranno dentro qui, ma saranno anche all'esterno, vigileranno passando per le vie che in quest'area ci si comporti correttamente, che vuol dire non abusare di alcol, non spacciare la droga, avere poi anche atteggiamenti corretti nei confronti di chi opera, di chi vive, perché purtroppo più volte dai residenti sono segnalati episodi di non corretta convivenza. Quindi nel frattempo la situazione non è migliorata in questa zona, oppure diversamente lei ritiene che qualcosa sia migliorato dal punto di vista della coesistenza tra le persone e della microcriminalità? Qualcosa è migliorato, però il problema è ancora molto, molto importante, molto impegnativo, perché purtroppo i profughi, i richiedenti asilo stanno arrivando in continuazione, quindi non è facile gestire una presenza di tante persone che non conoscono le nostre regole e che in alcuni casi cercano di trovare risorse spacciando droga o commettendo anche piccoli reati. Sono cose che non vogliamo accettare. È chiaro che noi facciamo la nostra parte, ma qui ci vorrebbe anche l'intervento da parte del governo per fermare la rotta balcanica, perché non c'è solo la rotta del Nord Africa, ma c'è anche chi viene a piedi, e soprattutto pakistani e bengalesi, perché questi sono i numeri più importanti, persone che entrano clandestinamente sul territorio italiano e guarda caso vengono a Udine, perché la politica dei miei predecessori è stata una politica buonista di accoglienza indiscriminata, senza controllare se queste persone avevano i requisiti per chiedere l'asilo politico, e anche non hanno controllato se si comportavano correttamente nei confronti dei cittadini che abitano in quest'area. Quali saranno i criteri di gestione della stazione di polizia? Beh, questo è un presidio che va ad aggiungersi a quelle che sono già le pattuglie operative in questa zona, quindi è un supporto, un punto d'incontro tra cittadini e polizia locale, quindi cittadini e istituzioni, per acquisire quelle che sono le istanze della popolazione residente in questa zona, per poi rapportarle nelle sedi appropriate. Quindi ci sarà una presenza continuata, cioè 24 ore su 24? No, c'è una presenza soltanto su due turni, mattino e pomeriggio. Per l'assessore comunale alla sicurezza Alessandro Ciani, il presidio di polizia locale non toglierà forze all'attività di controllo esterna del territorio e le prossime assunzioni di agenti consentiranno di aumentare gli orari di apertura del presidio di polizia. Euroregione.news.